Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV. Oggi vi devo parlare di un sacco di cose. Normalmente il video dopo la partita è dedicato, dopo una partita dell'Inter, è dedicato alle pagelle, però sarebbe riduttivo occuparmi solo di pagelle. Allora, ho tante cose da dirvi e quindi cerco di andare un po' a tutto campo. Parlerò del VAR, di Acerbi, delle pagelle di Victoria Pilsen Inter, di tutte le cose. Ricordandovi tra l'altro che domani alle 18:30 vi vorrei in live chat, quindi live chat assoluta domani alle 18:30 per parlare della nostra Inter, attesa ovviamente dalla prova del fuoco a Udine dopo aver conquistato 3 punti che erano assolutamente d'obbligo, anche per come abbiamo visto è andata la partita in Repubblica Ceca. Allora, andiamo con ordine, la chat ve l'ho detto, vi ho detto dell'app numero 10 da scaricare. Allora, partirei rapidamente con le pagelle, così ci leviamo le pagelle, però seguite perché ho una cosa carina da farvi vedere che riguarda la VAR, le polemiche su Juventus Salernitana e insomma caviamocela con le pagelle, perché comunque le pagelle vanno fatte. È stata una partita talmente semplice per cui vado molto veloce. Onana 6,5, Skriniar 6,5, Bastoni e D'Ambrosio che l'ha sostituito 6, a Dumfries do 7 perché ha sbagliato un gol di testa ma ha comunque fatto il 2-0. I due centrocampisti Barella e Brozovic tutte e due 6,5, do 5,5 a Gagliardini perché si è beccato un inutile giallo, Aslani che l'ha sostituito non è giudicabile, che ha sostituito poi Brozovic non è giudicabile. Mkhitaryan e Çalhanoğlu gli do tutte e due 5,5 perché onestamente da entrambi mi aspettavo di più. A Gossens do 6 perché l'ho visto comunque partecipe nel gol del vantaggio di Dzeko e comunque andare vicino al 2-0 nella ripresa di testa. Correa gli do 6 perché ha fatto l'assist per Dzeko per l'1-0. A Martinez Lautaro 6 perché comunque si è sbattuto per i 25 minuti che ha giocato e comunque ha riposato in vista di Udine. Dzeko 7,5, migliore in campo, destro preciso a giro sul secondo palo, ha sbagliato il raddoppio, però poi quando insomma è stato il momento di chiudere la partita, anche se non è un contropiedista, è partito a 1000 e ha fatto l'assist ad Dumfries del 2-0. Ragion per cui do 7 ad Inzaghi, perché l'Inter mi è parsa, visto che abbiamo criticato tutto il turnover che ci sembrava esagerato, però l'Inter è parsa in totale controllo del gioco, gli hanno dato ragione le mosse di formazione. Adesso vedo che qua siete tutti a dire che era una partita del piffero, va bene, una partita del piffero, però intanto l'Inter l'ha vinta e se non riuscite ad essere contenti alcuni di voi neanche dei 3 punti fatti, saranno anche i 3 punti, come mi ha già scritto qualcuno, per l'Europa League. Intanto portiamoli a casa. Mi pare di ricordare che 10 anni fa il Milan era stato rimontato, era il Milan di Allegri a Pilsen, sto dicendo, Milan di Allegri, di Pato, però vabbè, quando vinciamo noi non conta niente, quando invece gli altri magari si fanno rimontare capita, ma questo è purtroppo una brutta abitudine di certo tifoso interista. Se avete fatto caso non ho parlato di Acerbi nelle pagelle. Infatti ho fatto delle pagelle un po' particolari perché l'ho lasciato fuori. Perché io Acerbi do 7. Io non pretendo, ve lo dico subito, perché poi mi sgridano perché ogni tanto mi rivolgo a questi social caproni. Io non pretendo che nessuno faccia le scuse ad Acerbi. Anche perché a me di avere le scuse dalle persone mi può interessare, ma di avere le scuse io per aver detto aspettiamo a giudicare questa professionista prima che giochi, ma di avere io le scuse dalla merda social, onestamente non me ne frega niente, nemmeno le chiedo. Sapete quelli, adesso chiedete scusa ad Acerbi. Acerbi ha fatto la sua partita da professionista contro un avversario morbido, lo dico io per primo, ma non mi frega niente di avere le scuse, non frega me, non frega sicuramente ad Acerbi di avere le scuse di certi disadattati. Dico soltanto, mi permetto di dirlo, visto che non cerco il consenso di massa, magari che qualcuno dovrebbe pensare prima di far andare le dita
perché insultare così una persona tanto per insultarla, dimostrando quanto sei sfigato tu nella vita che non conti niente, non è neanche una bella cosa. Poi Acerbi, parliamoci chiaro ragazzi, non ha fatto assolutamente niente. Cosa ha fatto Acerbi? Ha fatto assolutamente niente, però insomma secondo me qualcosina ha fatto e comunque si è comportato da professionista. Adesso ma ci servono prove anche per lui oltre che per la squadra, ovviamente più importanti, però mi sembra che perlomeno la professionalità non debba essere attaccata. Tutto qua, questo volevo dire, gli do 7 comunque, tra l'altro ha sfiorato anche il gol, ha toccato un numero incredibile come perno centrale e non vorrei per qualcuno, anzi io lo vorrei per il bene dell'Inter, che magari poi ci accorgiamo che il posto di centrale difensivo con un De Vrij sempre un pochino, diciamo così, impreciso, poi magari finisce per prenderlo proprio Acerbi e sarebbe un'aggiunta importante per l'Inter. Cos'altro vi devo dire? Voglio chiudere con un sorriso perché sennò sembra sempre che sono qua a criticare questo e quell'altro. Io dico solo, abbiate la compiacenza magari di essere un po' più prudenti ogni tanto. Sarebbe bello che attaccaste il cervello alcuni di voi prima delle dita, ma so che è un'impresa impossibile per alcuni. Vabbè, allora volevo chiudere con un sorriso perché voi sapete che io con Mimmo Pesce in televisione, magari la vedete, faccio una trasmissione che si chiama Calcio Tweet, noi andiamo a frugare in rete le cose più divertenti, poi le mostriamo e le commentiamo. E devo dire che una fonte di ispirazione è per noi un ragazzo che si chiama Fabio Tritto, credo sia un ragazzo perché non lo conosco direttamente, Fabio Tritto da Matera, molto attivo su Instagram, che secondo me ha fatto una creazione a proposito delle polemiche su Juventus e Salernitana, le polemiche del VAR, lo sapete, non ho dedicato l'editoriale perché tanto parlano tutti, onestamente la Juventus è stata seriamente penalizzata, però lui, come sempre, siccome io mi accosto alle cose sempre con un sorriso e quindi dedicato a chi ha il senso dell'umorismo, non ai social disadattati, questa geniale creazione di Fabio Tritto. E vi posso assicurare, perché lo so per certo, che persino Luciano Moggi, vedendo se stesso come primo modello di VAR esposto al museo dal 94 al 2006, come state vedendo, si è sganasciato dalle risa. E quindi volevo chiudere con un sorriso, con questa cosina qua. Complimenti davvero a Fabio Tritto per questa creazione. Caro Fabio, sei fonte di ispirazione anche per chi riesce ad accostarsi al pallone con il sorriso e non come una guerra civile o di religione, e quindi davvero complimenti, e ti do per certo che persino Moggi si è ribaltato dal ridere. Mi fermerei qua, è un po' che non ve lo ricordo, tutti i miei video sono fatti con la collaborazione di Regen, che è un negozio a Cusano Milanino, c'è anche un sito che si chiama regenstore.it. adesso è il momento del back to school, del back to university, del ritorno a scuola e dell'università, e allora vi voglio dire che online, ma anche di persona, usando il codice GLR dagli amici di Regent, che spesso pubblicizzo in sigla, beh, potete avere uno sconto, ricordo codice GLR www.regentstore.it, su computer, telefonini, su tutti questi aggeggi tecnologici, addirittura del 10%. Ragazzi, il 10%, oltre alla spedizione gratuita se fate online, non mi sembra per niente male. Per il resto, per una quarantina di minuti, domani dalle 18.30, vi rinnovo l'invito, ci troveremo in live chat e parleremo naturalmente della nostra Inter, attesa a Udine da una partita che mi auguro sia davvero spartiacque. Vi voglio bene a tutti. Pensate però, ogni tanto, prima di insultare questo o quello, lo dico agli altri, pensate. Costa poco pensare. Muovete questo muscolo, il cervello. Ciao a tutti.